E la sigla ormai l'avete imparata, quella del mercoledì da Leoni, un tema di grande attualità che viene discusso, dibattuto qui da due ospiti che hanno pareri opposti. Stavolta parliamo di reddito di cittadinanza, che è il cavallo di battaglia politico del Movimento 5 Stelle, che diventerà realtà molto presto, all'aprile del 2012, del 2019, scusate, secondo quanto Luigi Di Maio, d'accordo con Matteo Salvini, ha stabilito. Un reddito di 780 euro mensili destinati agli italiani che o il reddito non lo hanno o ne hanno uno bassissimo, ma anche un provvedimento che divide nettamente l'opinione pubblica e divide, come diceva Franco, anche i nostri due ospiti in studio, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri in Parlamento. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Con Alvise Maniero, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche buongiorno a lei. Buongiorno anche lei. Allora, rapidamente, perché sì e perché no? Perché sì? Perché sì, perché questo è un momento in cui il nostro tessuto sociale è esposto a delle lacerazioni. Abbiamo un mercato del lavoro che evolve sempre più rapidamente e lascia per strada sempre più persone e abbiamo un impoverimento sempre maggiore della classe media che si assottiglia e da un giorno all'altro noi vediamo intere famiglie scendere al di sotto della soglia di povertà. Quindi il reddito di cittadinanza è la prima risposta a questa domanda. Cosa intendiamo fare con 6 milioni di persone? Le abbandoniamo o creiamo una rete di supporto sociale per riavviarle al lavoro? Non si abbandona nessuno, non si lascia per strada nessuno. La risposta non può essere un sussidio, una forma di assistenzialismo, la risposta è la creazione di lavoro, non con un decreto, ma agevolando le imprese, dando gli strumenti agli artigiani, agli imprenditori, a quelli che vogliono avviare un'attività per creare il lavoro. Non è con un sussidio fine a se stesso che noi debelliamo la povertà. Noi dobbiamo far crescere il Paese. Per farlo crescere dobbiamo mettere in condizione chi vuol lavorare, chi vuol creare lavoro di farlo. Lavorare sul cuneo fiscale, cioè su quello che si paga tra tasse sì. E stipendio, agire lì e non con un sussidio indiscriminato. C'è gente che si sta facendo licenziare, c'è gente che dice ma dov'è la domanda da presentare? Allora facciamo un po' di chiarezza sui criteri per l'ottenimento di questo reddito di cittadinanza. Certamente, bisogna essere disoccupati, sappiamo che chi per esempio già possiede una casa o un immobile avrà diritto a una quota minore di questa misura di supporto per un'ovvia ragione di equità, bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, quindi di fatto è anche la caratteristica, il requisito per avere la cittadinanza. E sappiamo che ci sono delle regole precise da rispettare in questo patto tra lo Stato e il cittadino in difficoltà. Bisogna fornire ogni settimana un tot di ore di servizio alla propria comunità, bisogna impegnarsi nella ricerca di lavoro tramite i centri dell'impiego che vengono completamente riformati. Noi investiamo 2 miliardi nella riforma dei centri dell'impiego e sarà un lavoro che prende almeno 3 mesi, quindi fino appunto a inizio aprile. E poi, se si rifiutano le offerte di lavoro, si perde il reddito di cittadinanza, quindi si ricevono indicativamente 3 risposte, se le rifiuto lo perdo. Chi fa il furbo, chi falsifica, va in galera, viene punito, quindi non c'è nessun motivo per approfittare di questa cosa, è una grande opportunità sociale. Allora, io ho capito quali sono i motivi di obiezione, e lo hanno capito tutti i vostri elettori, anche chi ci sta seguendo in questo momento. Tuttavia, è innegabile il fatto che una misura contro la povertà, per quanto venga criticata da più parti, il Movimento 5 Stelle l'abbia presa. Forza Italia che cosa fa? Forza Italia è il movimento che nel 2001 fece un contratto con gli italiani e disse agli italiani le pensioni minime le porteremo, all'epoca c'erano le lire, 1 milione di lire al mese. Lo abbiamo fatto. Nessuno meglio di noi sa che i 5 milioni e passa di poveri, di persone che sono in una situazione di inferiorità dal tipo di reddito vanno aiutate. Ma reddito di dignità. Per dare la dignità devi lavorare contemporaneamente su 2 fronti. Dare l'aiuto, ma costituire le premesse per creare lavoro. Non è la risposta i centri per l'impiego che non esistono. La risposta non può essere un'offerta di 3 posti di lavoro laddove il lavoro non c'è. E allora o si creano le condizioni come noi avevamo scritto chiaramente nel nostro programma o questi 20 miliardi, una cifra enorme, che si daranno sarà soltanto, ahimè, una forma di assistenza che finirà nel momento in cui finirà questa follia di creare debito per dare un finto reddito di cittadinanza. Ad Alvise Maniero chiedo se non c'è il rischio di premiare coloro che magari hanno poca voglia di impegnarsi. Sappiamo benissimo che poi fatta la legge è trovato l'inganno, magari qualcuno lavora in nero con un reddito che gli viene comunque già riconosciuto dallo Stato. Il rischio c'è sempre ed è questo il motivo per cui si punta tanto sul controllo, quindi non solo sull'impegnare la figura, la persona in difficoltà in tutte queste attività che deve garantire, altrimenti perde il reddito di cittadinanza, ma ci sarà anche un maggiore controllo. Il motivo per cui
centri dell'impiego, per esempio, al momento allocano solo il 3% delle richieste che ricevono, è perché non funzionano, non comunicano tra di loro, non hanno rete, non comunicano neppure all'interno della stessa regione. Quindi la riforma che faremo servirà anche a quello, ad avere dati più uniti, più coordinati, e questo porta anche maggiore controllo. Non ci sarà tempo per fare i furbi. La misura peraltro impegna circa 10 miliardi, non 20. Ci sono anche altre misure, che è la pensione minima, quella di cittadinanza, e assolutamente anche quella farà la differenza, perché i pensionati che con 400-500 euro al mese non riescono ad arrivare a fine del mese avranno un supporto, arriveranno a 780 euro, e questo grazie anche al taglio delle pensioni d'oro, quindi quelle al di sopra di 4.500 euro netti, per cui non si sono pagati i contributi, che sono un privilegio sbagliato e che noi rimuoviamo. Non credete che mettere un po' di soldi in più in tasca agli italiani in ogni caso sia una cosa buona per rilanciare, come una sorta di volano per rilanciare l'economia? Non è con il sussidio di cittadinanza che si rilancia l'economia, si rimette in moto l'economia. Non è vero e non sarà mai vero che i centri per l'impiego riformulati, ripensati, azzerati, adesso sono il nulla. Pensate che nei centri per l'impiego lavorano, il paradosso, una quantità pari al 20% di persone che sono precari, quindi sono dei precari che devono dare del lavoro a dei disoccupati. La percentuale peraltro è del 2,4% attualmente, non ci vogliono 3 mesi per riformularle, ci vorranno anni e anni. E nel frattempo l'economia implode, la nostra è un'economia che crescerà meno dell'1% quest'anno, non crescerà mai, neanche se arriva Superman all'1,5% come dice adesso il governo. E non perché i cattivoni dell'Europa dicono che non succederà, non succede perché mancano quelle premesse per creare sviluppo e per creare benessere. Non è dando 780 euro al mese che rimetti in moto l'economia. L'economia la rimetti in moto se metti in moto dei consumi virtuosi. I consumi virtuosi discendono dalla capacità di un reddito di lavoro che non è soltanto concentrato in alcuni mesi, ma che deve avere un respiro di anni e anni. Lo fai soltanto se punti sull'impresa, se punti su coloro che il lavoro lo creano davvero e non con un decreto. Maniero. Assolutamente, proprio perché bisogna far partire tutto il sistema, noi puntiamo sul taglio del carico fiscale sulle imprese, quindi la riduzione dell'IRES dal 24 al 15%, gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e tutta la serie di misure che saranno previste nel cosiddetto DL taglia scartoffie, che arriverà a fine anno assieme al bilancio. Quindi è vera questa parte, ma è vera anche l'altra, cioè noi dando questo tipo di supporto che è mirato a rientrare nel mondo del lavoro, creiamo anche un'altra cosa, il rilancio della domanda interna, che è quella che è mancata fino adesso e che è stata distrutta da chi con le politiche montiane e poi dopo della Fornero e di chi l'ha supportata come Forza Italia, ha devastato la capacità di consumo e di domanda interna. È per questo che il nostro debito PIL è così alto, perché il PIL non è cresciuto. E non... Quindi su questo interveniamo. Vale 5 volte il REI, vale 5 volte il reddito di inclusione del PD questa misura, ed ha una cosiddetta propensione alla spesa, cioè fa spendere molto di più. È molto più difficile risparmiare, si consuma di più. Ma se uno non ha i soldi per andare a comprare il pane, come fa a risparmiare? Li avrà con i 780 euro i soldi per comprarsi ma il pane. Ma se la soglia minima di sopravvivenza sono 1000 euro, come fai a risparmiare, a mettere in giro se non hai soldi per comprare il latte? La soglia minima sono i 780, e chi critica i 780 euro perché dice che sono un sussidio ma ne vuole mettere 1000 deve fare un po' ordine nelle proprie argomentazioni. No, deve mettere i soldi necessari. Proviamo a dividere i soldi che avete previsti per il reddito di cittadinanza. Basteranno sì e no a meno di 1 milione di persone. No. È la matematica, la divisione. Perché lei moltiplica dei numeri interi, quindi 6 milioni di persone per i 780 euro. Sono, ma ovviamente poveri. Non è così, perché non tutti prendono zero. Non sono 6 milioni e 700 mila persone, quindi, che prendono zero. Alcune prendono meno di 780, quindi non saranno, alcune zero, bene. Ma tutte arriveranno a 780. Quindi non sarà un reddito universale per tutti, e peraltro riguarderà anche 1.600.000 stranieri che risiedono in Italia da più di 5 anni, visto che sono 5 non 10. Ma lei sa meglio di me, perché la sua esperienza glielo insegna, che chi è residente qui da 10 anni ha già titolo alla cittadinanza. Appunto, quindi è un falso problema. Magari di questo 1.600.000 ci sono tante badanti colf che hanno già un lavoro, e lei sa meglio di come me vedete, che come faranno vedete. Lavoro magari in nero e li daranno e accumuleranno il reddito di cittadinanza. No. Come vedete le questioni sul tavolo, sul tappeto sono tante, non le abbiamo risolte, ma insomma forse un'idea un po' più precisa ve la siete fatta delle ragioni del sì e del no. Noi ringraziamo Giorgio, certo, Mulè e Alvise Maniero per essere stati con noi, e vedremo che cosa dirà l'Europa di questa misura, che è un asset. Credo che ne parleremo. Non mi è molto piaciuta, devo dire. Mi sa che non è piaciuta a nessuno. Comunque andiamo alla linea. In Europa no, agli italiani sì. Questo vi mette d'accordo.